Ok, Michela, andiamo che oggi è una bella puntata dedicata ai peperoni. Rosaria, che c'è? Non c'è nessuno. No, dai, non scherzo. No, vabbè, ragazzi, ma io dobbiamo iniziare. Gianni, dai, su, iniziamo. No, vabbè, ma ti pare normale che arriviamo prima noi? Meno male che ci sono loro a casa. E allora, giornata e puntata dedicata ai peperoni con una ricetta succulenta. Bentornati a un nuovo appuntamento con i sapori del sole. Meno male che ci siete voi, perché oggi all'inizio non c'erano nemmeno i cameraman. Vabbè, ma noi ce la facciamo lo stesso. Allora, giornata insieme a Michela, la nostra conturbante cuoca, dedicata ai peperoni. E quando si parla di peperoni, Michela, è subito estate. Vero? Colori sgargianti, il nostro banco infatti brilla di luce propria. Allora, peperoni, che cosa faremo oggi? Oggi utilizzeremo i peperoni gialli e faremo una finta carbonara. Ah, una finta carbonara. Finta proprio perché ci sono i peperoni che sostituiscono il tonno dell'uovo. Sì. E la faremo invece che con la pancetta, con del tonno scottato. Perfetto, direi che mi sembra una cosa giustissima. Poi magari ci facciamo dare anche qualche altra ricetta dal nostro ospite di oggi. Diciamo subito gli ingredienti, anche se sono pochissimi. Sono pochissimi, sì. Abbiamo il peperone giallo. Sì. Cime di finocchietto. Sì. Scalogno. Sì. Parmigiano. Tonno. Pasta. E basta. Sale, pepe, olio, quanto basta. A casa sono certa che li avete tutti questi ingredienti, quindi potete cimentarvi insieme a noi, la facciamo insieme questa volta la ricetta. Allora, l'acqua già sta bollendo. Sì. Per conto proprio. Sì, sì. Che cosa facciamo? Per velocizzare i tempi. Mettiamo prima la pasta, no? No, 9 minuti, no, 9, quanti sono i minuti? 10. Ok. La facciamo. Cosa fai? Togli. Ah, ecco, facciamo capire bene. Lo togliamo a listarelle. E lo facciamo sbollentare per qualche minuto, così avviamo la cottura. Sì, ok. E ci la velocizziamo, tanto poi lo frulliamo. Ah, viene frullato? E altrimenti come facciamo la parte del tuorlo? Brava, giusto, giustissimo, bella idea, molto bella. Poi tra l'altro il peperone ha veramente un sapore buono. Allora, nel frattempo che facciamo questo, chiamiamo anche la nostra ospite di oggi, che è un agrotecnico di Terra Orti, Mafalda Palmentieri. Vieni Mafalda, raggiungici, che noi stiamo cucinando, quindi insieme in cucina ci ritroviamo. Salve. Bene. Ciao, benvenuta. Grazie, Mafalda. Grazie per l'invito. Allora, grazie. Oggi con Terra Orti parliamo di peperoni. Peperoni che sono decisamente, insomma, un prodotto estivo, no? Vedi, già qui sembra tutto sinonimo di estate, colori rosso, giallo, dal verde. Quindi come mai a volte escono bicolore? Io faccio domande stupide, ma perché non lo so, insomma, vedo che fondamentalmente il sapore del giallo è più, forse è più dolce. Questo sicuramente è molto più dolce. Il peperone rosso rimane un attimino più, non piccante, un po' più forte come sapore, un po' più intenso, anche perché se vogliamo dirla tutta, il peperone è molto ricco in vitamina C, se consumato crudo, quindi oddio, è un po' difficile consumarlo crudo perché comunque però può vabbè risultare pesante, però voglio dire molto ricco in vitamina A, vitamina C. In vitamina C, come stavo dicendo. Quindi ci aiuta a prevenire un po' i raffreddori. Sì, sì, questo tantissimo. Molto ricco di beta carotene, quindi ecco perché forse è anche un frutto che, come si suol dire, ce l'hanno voluto mettere in estate. Sicuramente. Cosa. Poi molto povero di grassi, molto ricco di fibre, povero di grassi, quindi può essere utilizzato anche in una dieta ipocalorica. Ecco, chi vuole mantenersi. Ma te si può mangiare i peperoni, insomma, non rischia, certo, di ingrassare. Assolutamente. La nostra cultura l'hai mangiata così, questa no, finta carbonara, no, vedi? È la prima volta che la vedo. Lei ogni tanto tira fuori qualche novità e noi. Sono portatrice di novità. Portatrice di novità. Allora, stai sbollentando semplicemente le listarelle, sì, di peperoni. Ok, a volte dicono che i peperoni non sono tanto digeribili. Vero, si dice questa cosa, a volte dicono togliete il bianco dentro, sì, insomma, qual è la realtà? Il bianco, i semini sono quelli che poi causano un pochino questa cosa, ed è anche la buccia, quindi la maggior parte delle volte, diciamo, per evitare questa cosa di risultare pesante, l'importante è spellarli, ecco, perché magari anche fatti arrostiti, quindi tolta la pelle,
risultano meno pesanti. Infatti arrossiti poi la pelle si toglie velocemente. In estate mi piacciono molto, devo essere sincera, arrossiti, mi piacciono sempre i peperoni. Tu come li cucini? Oddio, diciamo che la peperonata è quella che è proprio in il assoluto. Re della, peperonata della tavola, la peperonata. Sì, la peperonata, ma poi mi piace anche fare la crema di peperoni, quindi condire la anche perché pasta. Così la riusciamo a far mangiare anche ai bambini, anche bambini che è sempre complicato. Senti, ma Falda, tu sei un agrotecnico, sì. Che detta così sembra un po' una figura maschile, in realtà e Terra Orti ha scelto una donna. Sì. Alleluia. Bene. Sì, grazie a Terra Orti per avermi scelto. Allora in realtà loro hanno scelto una persona competente, uomo grazie. Donna non fa differenza. Grazie. Dici un po' di cosa si occupa un agrotecnico. Allora, un agrotecnico è quello che principalmente si occupa un po' dell'assistenza delle varie aziende che fanno parte di questa grande OP. Parliamo giustamente di aziende che sono presenti sul territorio, quindi molte aziende anche che coltivano peperoni, ma coltivano altre cose, altri ortaggi, altra frutta, sì, indubbiamente. E quindi noi facciamo un po' di assistenza tecnica ai nostri soci, quindi con visite periodiche, diciamo, in azienda, e poi supporto tecnico, consigli un po' sui trattamenti, sulle varie fertilizzazioni che hanno bisogno. Beh, bello avere una persona esperta, insomma, in azienda che periodicamente, insomma, è presente, credo che sia importante. Allora, noi qui che stiamo facendo? Hai buttato la pasta? Abbiamo calato la pasta nella stessa acqua dei peperoni. Ah, ok, lo quindi sai, non si butta via niente. Visto che rilasciano una parte delle vitamine nell'acqua, ce le andiamo ad assorbire poi con la pasta. Giusta osservazione. Invece qui stai saltando un po' di scalogno. Scalogno, adesso ci mettiamo i nostri peperoni. Ok, questi sbollentati, sì. Questo per velocizzare anche la cottura. Per velocizzare la cottura, ok. Visto come sono brava? Vedi, ti leggo nel pensiero ormai, nonostante il tuo turbante riesco ad arrivare oltre. Quindi comunque è un'attività che durante l'anno è costante, questo sicuramente. Quindi sei sempre impegnata anche tu. Sì, sono sempre impegnata e quindi... Poi torna a casa e cucini. Sì. Il tuo piatto preferito? Oddio, è la pizza. Con i peperoni. Anche. Di Terra Orti. Va bene, Mafalda, grazie mille per essere stata con noi, ci rivediamo presto. A presto. Allora, siamo mediterranei, c'è poco da fare. Viene fuori in ogni cosa, in tutto quello che raccontiamo. Saltiamo? Ti racconto una cosa, la mia nonna, sì. La mia nonna materna, che è di Teggiano, ogni volta io andavo a casa sua a pranzo, mi preparavo una scodella di peperoni arrostiti solo per me. Al mio posto mi faceva trovare una scodella montagna di peperoni arrostiti. E tu te li mangiavi tutti perché non volevi mai far dispiacere la nonna. Cioè. Anche la scarpetta poi dopo con il pane. Sì, quello poi è un classico, lo faccio spesso, quel sughetto che esce fuori dai peperoni, guarda che già si sta facendo, ce l'avessimo adesso un po' di pane. Che scherzi. Andrei dire, ce l'ha messo il sale qui? Ma ho capito, dai. Mettine un po', dai, vai, un po' perché tu, i peperoni vai. Sono dolci, un po' di sale si deve mettere, dai. un pochino. Questo che cosa abbiamo detto? Scusami che parmigiano. Ah, è parmigiano, un colore sembra più ricotta. No, ce lo mettiamo. È stato grattugiato a scaglie larghe perché tanto poi dopo lo frulliamo con i peperoni. Ah, ok. Pecorino no, meglio parmigiano. Dipende dal gusto. Dipende in questa ricetta che è delicata e quindi c'è il tono delicato, a me piace più il parmigiano. Vabbè, poi secondo quello che avete a casa. Io dico sempre che le nostre ricette sono belle, sì. Ma sono anche da modificare, no? Un po' ricette anche di recupero secondo quello che poi abbiamo nel frigo. Questo è il bello della cucina, Rosaria. Lo so, infatti da te questa cosa l'ho imparata molto. E anche un'altra, quella che dice, vabbè, sì, perfetta la decorazione, ma ce la dobbiamo mangiare. Vai, lo so, anche a casa noi cerchiamo di fare le cose per bene, ma poi alla fine ce ne manca. Io spesso a casa cerco di mangiare con le mani. Questa è una cosa che ti piace fare. Sì. Sì. Allora, prendiamo un po' di acqua di cottura e finisce come se finisce fosse la possibilità di finire la cottura direttamente in padella. Ma guarda, io ti faccio vedere con la forchetta che in realtà sono già abbastanza morbidi, guarda, sì. Ti faccio vedere questo. Sì. Guarda, è
già morbido, già si piega. Già si piega, effettivamente è così. In realtà più li cuoci e più perdono le loro vitamine. Lo dicevamo prima, che comunque i peperoni sono pieni di vitamina C, addirittura più degli agrumi. Quindi insomma è importante utilizzarli nella dieta. Adesso sarebbero perfetti per la bronzatura, vedi? Anche se ogni tanto il sole ci abbandona, perché lo portiamo noi, quindi dice vabbè, mi posso riposare un po'. Allora, facciamo una cosa. Sì, vai col tonno. Devo fare qualcosa? Che ti spezzetto? Siccome non ti voglio far spaccare le mani, vai. Beh, capirai. Pepe. Tutti e due. Ok. Pepe. Vai. Bene. Facciamo un po' di... Tonno è una cosa, un altro pesce che mi piace molto. Finocchietto, così gli diamo quella nota di freschezza. Poi ce lo togliamo perché tanto lo cubettiamo. Ok. Perfetto. Questi... Abbiamo il recipiente per... c'è tutto. Sì, hai ragione. Non posso dubitare di te. Vai. Puoi. Diciamo che c'è anche Tiziana, che ci dà una mano. Aspetta che mi sa che ho preso la cosa meno indicata. Vabbè che è tutto pulito, però. Ho qualche filo di peperone, io me lo lascio. Non devo mangiare, che ogni volta che lascio una cosa sola... Mi ha sgamato. E voi a casa non fate le spie, perché lo so che glielo dite. Ma sì, dai, ma perché in cucina si assaggia sempre. Sì. Poi mi riprendo, so che mi stanno facendo tutte le foto mentre assaggio. E poi le mettono su Facebook. E poi io ti commento. E poi noi ci commentiamo. Sto uscendo. Ma che cosa c'è di meglio, scusa, che assaggiare? Sì, no, hai ragione. Se no la scarpetta che l'hanno inventata a fare. Brava. Ok, ci mettiamo un po' di chiaramente di sughino. Che poi come si traduce scarpetta? In italiano? No, anche nelle altre lingue, lo sai? Come fai a raccontare la scarpetta? Non lo so, quello laureato in lingue sei tu. Come si racconta la scarpetta? Scarpa piccolina, small shoes. Non lo so. Allora, questo... Small shoes è bellissimo. Come si racconta? Io c'avevo un amico a Lisbona che voleva spiegare cos'era la mazza caffè. Ti dico che è uscito fuori un coffee killer. Coffee killer. Fantastico. Sì. We want a coffee killer. Beh, penso che non capivano poi dall'altro lato, direi di no. Ok, la cremina, ci aggiungiamo il parmigiano. Bella, cremosa. Ti ho portata. Allora, fai tu che io metto a fare il tonno. Avessimo mescolato anche gli altri peperoni, vabbè, sarebbe cambiato il colore, non sarebbe stata più la finta carbonara, ma era buono lo stesso, no? Sì. Peperoni rossi, un po' di vino bianco. Anzi, avrebbe avuto un bel colore vivo, acceso. Però non ci avrei messo il tonno. No? I peperoni rossi, no. Non ti piaceva? Un pesce più chiaro, un'orata, qualcosa del genere? Sì. Forse? Dai, questo te lo poso io. Sì, ok. E allora? Così mi prendo anche la schiumarola, il tonno è quasi fatto. Che buon profumo! Lasciamo solo scottare. Beh sì, certo, il tonno deve rimanere rosa dentro, sennò diventa stopposo, no? Spostalo un attimo, sennò lo scottiamo. Ci abbiamo. Wow. Vuoi scolare la pasta? La scoliamo. Questo nel frattempo lo spegniamo. Spegniamo. Spegniamo proprio la piastra? Sì, vai. Ok, perfetto. Andiamo a scolare la nostra... Perché poi in cucina diciamo sempre il nostro pesciolino, il nostro peperone, la nostra pasta. Diciamo sempre così, adesso cercherò di evitare. Siamo molto maternali. La nostra quota, il nostro sciolino. Metti un po' di crema. Cioè così, qua vai. Direttamente? Vai, e condisci. Vabbè, non tanta. Basta? Basta così. Sì, è vero, perché poi non avendolo, diciamo, frullato bene... Sembra il tonno esatto. Dell'uovo. Vai, ti tagliamo prendo... il nostro tonno. Ok. Che
Sarà la nostra finta pancetta. Io ancora non ce l'ho arrivata, eh? La nostra finta pancetta. Poi vediamo se Mafalda lo riprova a casa e ce lo fa. Tieni un po', ce lo metti dentro e lo sì. Mischi. Ok, siamo in chiusura tesoro, andiamo. Vai, ci siamo. Sì. Vai, vai, vai. Piatto? Vai, in piatta, metti un po' di pasta. Ma perché? Perché mi fa fare queste cose? Che sei brava! Guarda che... Ok. Senti, i chef mettono poca pasta. Io pure metto poca pasta. Bene? Basta? Vai, mettine giusto giusto un po', fai la montagnella qui. Ok. Ecco qua. Vedi? Finta carbonara, senza uova. Peperoni, tonno, leggerissima, quindi al contrario della carbonara che per l'amor di Dio è buonissima, però abbiamo la possibilità di una carbonara diversa e facciamo mangiare anche il pesce, magari è più piccoli. Mettiamo ecco un qui. Po' di cimetta di finocchietto. Vai. Filo d'olio? No. No. Ok, questo è il nostro piatto, ovviamente rimanete con noi perché nella seconda parte ancora un'altra ricetta.